Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Non so se ricordate che siamo a Cafarnao, il Vangelo di Giovanni, nel capitolo 6, Gesù si trova a dialogare con la gente che era entusiasta del fatto che lui aveva moltiplicato i pani e i pesci. E gli chiedono un ulteriore segno a conferma del suo essere il Messia, il Cristo tanto atteso. Ma la risposta di Gesù è particolarmente strana per chi l'ascolta ed è straordinariamente ricca di promesse per tutti noi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, la folla disse al Signore Gesù: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai». Gesù definisce se stesso come il pane che scende dal cielo. Parole incomprensibili per coloro che l'ascoltavano, ma per noi forte richiamo al valore straordinario della celebrazione eucaristica, di quel pezzetto di pane che diventa il nostro modo attraverso il quale noi possiamo comunicare con Dio, possiamo partecipare al morire e al risorgere del Cristo, alla sua vittoria sull'oscurità e sulle tenebre. Noi abbiamo un compagno, un amico, una persona che entra in noi e fa parte di noi, rendendoci tutti insieme parte del suo corpo. Quale dono straordinario ci è stato fatto! A volte quanta trascuratezza nel nostro pensare alle celebrazioni eucaristiche come un vuoto rito a cui si partecipa per tradizione, per abitudine o perché ci è chiesto da qualche regola antica. Ritroviamo il gusto e la bellezza di incontrare il nostro Maestro come pane disceso dal cielo. Buona domenica a tutti voi, carissimi.